Salve a tutti in questo martedì e oggi voglio cominciare parlandovi di una bella notizia per tutti quelli che sono interessati comunque a lavori in Giappone, lavori part time per student, le curiosità riguardante comunque quello che c'è dietro ai dolci dei combini 7-Eleven, chiamato questo staff. Giovedì ci sarà una live alle 9 in Giappone, alle 2 ore italiane sul canale di Andrea Secco per italiaGiappone.com. La live avrà una sezione dove potete fare domande su comunque sulla tematica che tratteremo durante la live con Andrea. Siete liberi di chiedere qualche informazione riguardante comunque fatto che sia studente, ha fatto il lavoro che faccio, eccetera. Oggi ho scelto per voi 5 consigli utilissimi per chi è in Giappone con visto di studio e sono le cose che è meglio stare attenti quando si è qua in Giappone. La prima cosa, quello che avete visto delle biciclette, avete iniziato con una B, occhio, rispettate le regole, ma non perché qualcosa possa succedere, semplicemente perché se la polizia vi ferma non vi frega più di tanto, soprattutto perché siamo stranieri, perciò un po' di più loro sono un po' più fiscali con noi, con altre persone, cioè le multe vanno dai 30 ai 40 mila yen, se ti becco ubriaco con la bici, ti becco che hai l'ombrello, se parli con un bici e bici uno accanto all'altro, sono molto molto severi. Alla fine avere una bici qua in Giappone come avere una macchina, la responsabilità anche 10 volte superiore a una semplice macchina, cioè, occhio ragazzi. Aspetta con questi fiori. Ah, ma sto mercatini che si creano qua nella stazione di Sendai. C'è un sacco di curiosità, roba figa. Idee regalo, come. Bello, bene, mi piace. Incentiviamo il turismo. Un'altra cosa importante è la scuola vi dà dei documenti, dovete tenerli sempre con voi, sempre, che rappresentano la vostra carta d'identità giapponese, di quando riconoscimento giapponese, e l'assicurazione sanitaria, che viene il foglio, c'ha una plastica che si divide, una in lingua inglese e una in lingua giapponese. Portatevi quella in lingua giapponese, quella è l'assicurazione quando avete bisogno di andare in ospedale, quando succede qualcosa, da dovete mostrare. Che la mancanza del documento di riconoscimento giapponese comporta una sanzione, una multa. La polizia vi becca nel documento, capace che vi siete fortunati che una volta vi fa passare, ma se beccate quello che lo fa rispetto alla legge vi fa una multa. La multa è salatissima. Alcuni siti in inglese viene rappresentata con circa che può arrivare anche fino a $2000 americani, perché per loro vogliono sapere chi sei, dove vivi, per chi lavori, che tipo di visto c'hai, e quello rappresenta la tua vita su carta, cioè deve essere sempre con voi. Sì, il Giappone è un paese amichevole, è un paese dove la violenza non c'è, ma a volte capitano situazioni come in tutti i paesi, dove si bere troppo ed alcune persone cominciano a litigare. Consiglio vi do io, non vi mischiate, non dividete i giapponesi che si litigano, non fatelo, perché quando arriverà praticamente la polizia, voi sarete visti male, come, cioè non ci c'entrate niente, ma diventate il problema, la motivazione del perché loro stanno litigando, perché siete stranieri. Allora, la polizia a volte, per tante situazioni, per altre persone che si sono comportate male, cerca di, a volte fa tutta l'erba in fascia, perciò
rischiate di avere problemi voi per aver aiutato qualcun altro che voi se nemmeno conoscete. 4. Numero 4. Ogni promessa è un debito. In Giappone è una cosa presa alla lettera. E non promettete niente se non pensate di riuscirlo a fare. Non fate promesse, soprattutto se avete un impegno in lavoro, se avete a scuola, se li avete con un ragazzo. Non promettete, perché dovete mantenere quello che voi dite. Questa è una cosa importante in Giappone. La prima cosa mi hanno insegnato a scuola. Se non promettete quello che non potete fare, ma cercate di essere, sì, ok, darò il meglio, proverò a dare il meglio di me stesso, ma non mettete dal suo punto di vista al 100% farete quella cosa o farete quella situazione, perché se non lo fate poi sarete visti male, e la reputazione in Giappone è molto importante. Se fallite su una promessa, la reputazione prende un lato negativo e ve la portate dietro, perché poi la gente non vi crede più e non c'ha fiducia in voi. Cioè, numero 4 è occhio alle promesse. La quinta, non ultima, ma quinta per oggi, è la puntualità. In Giappone la puntualità è sacrosanta. Se dite che siete là alle 5, vuol dire che siete già là alle 5 meno 10, minimo, siete già là presenti a un appuntamento, e al di fuori che siete amicizia, un'uscita tra una birra o di lavoro, cioè non è che ci sia un grado di dove sei più grave o meno grave, è una forma sociale di rispetto, è la puntualità in tutto, nei pagamenti, in qualsiasi cosa fate dovete essere puntuali in Giappone, ci tengono, sono loro molto precisi, si incazzano perché pianificano la vita loro dietro delle puntualità. E la mia ragazza mi ha dato un esempio: se il treno dice che sarà là per quell'ora, deve mantenere, perché la gente pianifica appuntamenti, lavoro, vita in base a quell'orario. Con questo video io apro a voi la libertà di fare domande. Fate domande sotto i video e man mano farò una sezione dove risponderò alle domande curiosità sul Giappone, che siano anche cose di vita normale, sociale, che siano domande comunque di come, ne so, che tipo, cosa preferisci una cosa, preferisci un'altra, cosa dici se in base a un'idea o all'altra.